Siamo nel dopogara di Azzurra Samette Cuprense, questo spareggio di prima categoria per quanto riguarda l'accesso alla promozione, questa Azzurra che giustamente ha dato quello che si aspettavano un po' molti, questa vittoria, non ha badato al pareggio, bensì questo 3-0 che un po' ha lasciato insomma tutti quelli gli incubi della vigilia, e anche la Cuprense che giustamente non ci teneva a lasciare tutto per quelle che erano un po' le previsioni. Sicuramente è stato il coronamento di una stagione straordinaria che ci ha visti protagonisti sin dalle prime battute, dove raccoglievamo poco, però siamo arrivati a questo finale di campionato dando il massimo e sicuramente credendo in quello che erano i nostri mezzi e quello che era il nostro obiettivo. L'obiettivo nostro era quello di salire in promozione quest'anno con tutto il cuore, dopo aver perso lo spareggio l'anno scorso in semifinale con Casette Verdini, quindi questo era il nostro desiderio, e sabato prossimo non sappiamo ancora dove ci andremo a giocare la finale di nuovo per andare in promozione contro la vincente, che stanno ancora giocando i supplementari tra Camerino e Appignano di Macerata. Quindi è un, diciamo, un coronamento di quello che è un percorso di una stagione straordinaria, meravigliosa, che posso solamente ringraziare i miei ragazzi che mi hanno fatto vivere un anno straordinario e fantastico. Grazie Presidente, anche è stata una grande rincorsa, anche perché abbiamo fatto una puntata di Mondo Calcio con questi signori quando state proprio lì per recuperare il Rapagnano, poi giustamente si sono ricompattati e questo secondo posto che lo state coronando qui sul campo, questa vittoria di oggi che non è casuale, mister. No, ma soprattutto è meritata, calcolando l'annata in generale, perché se andiamo a vedere la partita di oggi, Cooper ha disputato sicuramente una buonissima partita, come l'abbiamo disputata noi è stata una bella partita, peccato che il pubblico non era assente e non ha potuto vedere due bellissime squadre che si sfidavano. Se andiamo a vedere, noi abbiamo fatto 9 punti di distacco sulla Cooperenza e per questo è anche meritata oltre il 3-0 di oggi. E che dire, ho dei ragazzi fantastici, sono troppo orgoglioso di del materiale umano, soprattutto oltre che tecnico, che ho a disposizione, e adesso ci andiamo a giocare per il secondo anno consecutivo una chance, stavolta sperando di festeggiare. Io vi faccio in bocca al lupo e intanto complimenti per questa bellissima vittoria. Grazie Presidente, grazie Mister. Grazie a voi.